Buongiorno, io sono Maurizio di Italinium, vi do il benvenuto a questo video dedicato alla pulizia e alla manutenzione dei pavimenti per l'Horeca, quindi locali pubblici, ristorazione e ricezione. Abbiamo voluto dedicare un breve video in particolare a questo argomento perché è una domanda che ci viene comunque spesso posta e ci sono delle considerazioni da valutare chiaramente relative nello specifico alla pulizia e alla manutenzione per chi opera in questo settore. Pavimenti resilienti e Horeca, quindi ambienti legati alla ricettività delle persone, ristorazione o quant'altro, sono particolarmente resistenti alla questione umidità, perché comunque non risentono dell'umidità. Potrebbero essere quindi la soluzione ideale, quando in realtà chi si occupa della pulizia costante di questi ambienti, considerato il numero di ambienti da pulire e il tempo a disposizione, potrebbe non prestare l'attenzione che magari ci mettiamo a casa. Quindi nell'ambiente Horeca, ricezione, locali pubblici o quant'altro, potrebbe essere che la scelta del tipo di pavimento possa avere dei vantaggi? Sì, sicuramente. Allora è ovvio che manutenzionare un pavimento resiliente che ha, appunto, non ha nessuna interazione con l'umidità è molto più facile. Io comunque quello che consiglio sempre poi ai clienti è: hai un ristorante, hai queste soluzioni, metti giù un pavimento nuovo, 5 minuti di chiacchierata col personale che fa le pulizie e chi ti ha fornito il pavimento non farebbe male, perché si possono capire fra di loro. Teniamo presente che il settore delle pulizie in Italia, il settore professionale, è molto avanzato. Abbiamo veramente delle aziende ben preparate, anche perché c'è tutto un mondo dietro di chi produce detergenti, chi produce macchinari. Però, per esempio, nell'Horeca tante volte si utilizzano le monospazzole. Ecco, noi che vendiamo pavimenti flottanti, la monospazzola bisogna saperla usare, o forse alle volte è meglio proprio non usarla. Partiamo dall'idea che lui non assorbe, per cui lavarlo è facile. È ovvio che se mi rimane giù una pozza di umidità non gli fa niente, non ho nessun problema, non è che mi cambia la vita, però io dico sempre il lavaggio a secco va sempre bene. Ah, una cosa invece che sicuramente non è consigliabile, e così lo diciamo un po' a tutti, è l'utilizzo di macchine a vapore. Adesso va molto Perché di moda. È una marca. Ecco, che probabilmente vanno molto bene con le ceramiche, ma nel caso dei pavimenti flottanti, no. A oggi io, tutti quelli che mi chiedono posso lavare il mio pavimento con la macchina a vapore, dico no. Non si può. I pavimenti non vengono costruiti, non sono mai stati testati e non vengono testati per l'utilizzo di macchine a vapore, per cui alte temperature. Ecco, questo è sicuramente un piccolo inciso. Grazie. Prego, è stato un piacere. Grazie a voi che ci avete seguito e le raccomandazioni le abbiamo già fatte. Iscrivetevi, metteteci un like, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete domande o richieste, e al prossimo video.